La quinta giornata di ritorno del campionato Under 17 A e B sorride alla Roma, che supera senza mezzi termini il Napoli. I giallorossi ritornano alla vittoria dopo i due pareggi rimediati contro Pescara e Frosinone. Mister Todi sceglie i seguenti 11: Zamairon, Barbarossa, Falbo, Trasciani, Ingrosso, Pezzella, Dorazio, De Angelis, Guei, Riccardi e Pedrungaro. Risponde la formazione partenopea di Mister Carnevale con Maisto, Pelliccia, Calvano, Illuminato, Bartiromo, Senese, Labriola, Energe, Anzani, Micillo e Palmieri. La gara è fin da subito elettrizzante, con la Roma che al primo affondo trova il gol del vantaggio. Pezzella serve a centro area a Guei, che da pochi passi deve solo spingere il pallone alle spalle di Maisto. La partenza sprint dei giallorossi è solo l'inizio di un vero e proprio show. Il Napoli però non vuole abbattersi e un giro di lancette più tardi prova a pareggiare i conti con Micillo, ma il colpo di testa del numero 10 non è vincente. I capitolini non hanno intenzione di farsi riprendere e così tornano a farsi pericolosi al settimo con Riccardi, azioni che si susseguono da una parte e dall'altra, e al decimo è il turno di Labriola che si libera bene, ma il suo tiro termina alto. Le manovre giallorosse sono più pungenti e al 14esimo Pezzella trova il raddoppio. Pedrungaro serve un bel pallone al numero 6, che con un colpo da calcio a 5 impedisce a Maisto di intervenire sul pallone e la palla scivola in fondo al sacco. Un 2-0 che però non toglie le speranze ai campani. Al 16esimo gli azzurri provano a sfruttare un errore difensivo romanista per accorciare le distanze. Dall'islip di un corner Barbarossa prova a chiudere il match, ma il colpo di testa del numero 2 dà solo l'illusione del gol. Gol mangiato, gol quasi subito, perché al 25esimo Palmieri si rende pericoloso con una bella conclusione che scheggia la traversa. Con pazienza e umiltà i ragazzi di Carnevale non smettono di crederci, e così al 34esimo Anzani trova il gol che accorcia le distanze e riapre di fatto il match. L'impresa dunque tutta da vivere, che non lascia rimpiangere lo spettacolo del primo tempo. La prima occasione è sui piedi di Dorazio, che si coordina bene ma non trova lo specchio della porta. Sul capovolgimento di fronte, Energe si incuna bene nel di rigore, ma non c'entra il bersaglio con la conclusione che si spegne al lato. La Roma si dimostra più cinica e al 13esimo trova il gol del 3-1. Pedrungaro si toglie le vesti di assistman e indossa quelle da bomber. Dopo un bel dribbling, il numero 11 scaglia con tutta la sua potenza un tiro che beffa sul primo palo l'estremo difensore napoletano. La formazione di Todi resta in 10 uomini per l'espulsione, per somma di ammonizione, di Pezzella, ma nonostante questo sono loro a trovare ancora la via del gol. Pedrungaro torna a servire pallone ai compagni e questa volta a trarre beneficio è Riccardi, che con un preciso destro supera Maisto per il poker giallorosso. Nei minuti che restano il Napoli ci prova con Palmieri, ma la mela del numero 11 non è infallibile. L'ultima occasione della gara la crea De Angelis, che dopo un bello spunto sull'out di destra tenta la conclusione da posizione defilata con il pallone che termina ampiamente fuori. L'ampio vantaggio toglie mordente alla gara, che dopo 3 minuti di recupero termina con la Roma che si impone per 4-1 sul Napoli di Carnevale.